La ricerca della felicità è il nostro obiettivo. Infatti nella giornata mondiale della felicità si dice che la felicità è lo scopo fondamentale degli esseri umani, dell'umanità. Bene, noi dobbiamo sdoganare la felicità da una concezione edonistica, consumistica, autoreferenziale, miracolistica, ma la felicità è un percorso, una serie di percorsi che collega la scelta del bene in termini di etica e di diritti umani con i percorsi attuativi, quindi non soltanto affermazioni astratte, ma percorsi di concretizzazione. La scienza della felicità che noi vogliamo introdurre, già quest'anno le scuole aderenti al progetto Felicitas portano una concreta applicazione, vuole essere introdurre nelle scuole l'insegnamento di scienza, come possiamo arrivare a ottenere dei risultati di felicità, cioè come coincidenza tra aspirazioni e realizzazioni. La felicità è scelta del bene, ce lo insegna Socrate, Aristotele e tutta una serie di filosofi e importanti pensatori, però la scelta del bene in termini sia cognitivi che emotivi deve essere insegnata, deve essere fonte di formazione. Nessuno nasce imparato, io come antropologa mi piace ricordare questo detto popolare, e quindi va studiata, ricercata, applicata, progettualizzata e dar sfogo anche e possibile cittadinanza alla creatività. Quest'anno le scuole aderenti al progetto Felicitas stanno preparando delle unità di apprendimento che porteranno all'esame di maturità, perché da quest'anno il colloquio è obbligatorio e all'interno del colloquio c'è un solco che si chiama cittadinanza e costituzione. Quindi all'interno di questo la nostra riflessione sulla felicità ci sarà. Mi piace concludere con il detto di Sant'Agostino: nutre la mente ciò che la rallegra.